riguarda le difficoltà di corpo, non devono esserci delle grandi perdite di equilibrio oppure mancate ampiezze quando le ampiezze vengono richieste. E per quanto riguarda l'attrezzo, logicamente non deve cascare e deve fare il percorso che la ginnasta prevede che debba fare, quindi un lancio troppo corto o troppo lungo, anche se non casca l'attrezzo, però non è una difficoltà di eseguita. Intanto adesso, dopo la Kanaeva, è sempre difficile esibirsi, toccherà adesso a Nieta Rivkin, Israele, la Rivkin che ha ottenuto un punteggio, comunque un mondiale fino a questo momento davvero ad alto livello, anche se non è riuscita a qualificarsi per il nastro. 19 anni, ginnasta piuttosto alta, 1,72 m. Per lei come fiore all'occhiello, il 14° posto sia nell'individuale a Pechino che ai campionati del mondo lo scorso anno di Mie. Buona esecuzione, certo devo dire un esercizio forse non pieno di momenti diciamo eclatanti, quindi forse un'esecuzione, un esercizio un po' piatto, ma può darsi anche perché seguiva quello un po' più colmo di momenti di suspense, di rischio che avevamo visto con Kanaeva. Tra l'altro questo mondiale ha dato la possibilità anche a molte ginnaste anche di altre nazioni che sino a questo momento non si erano mai viste su una scena così importante come ad esempio Mosca, di mettersi in luce almeno in fase di qualifica, perché anche se non hanno ottenuto, Isabella, dei risultati particolarmente esaltanti, c'erano delle atlete del Sudafrica, dell'Egitto, della Namibia, dell'India, quindi questo significa che anche il raggio d'azione della ritmica si sta allargando, anche se dobbiamo dire che rispetto al mondiale di Mie le nazioni partecipanti sono una di meno, 50 rispetto a 51, anche se le individualiste sono 151 rispetto alle 143 del Giappone, 29 i gruppi rispetto al 24 di Mie. L'età media è di 17 anni e 53 giorni, che non è l'età più bassa, perché questa si è registrata nel 1994 a Parigi, quando l'età media era di 16 anni e 61 giorni. Ma questi sono dettagli, anche perché la maturità. No, invece è molto interessante una cosa, ci sono meno nazioni ma più individualiste, perché più nazioni si sono presentate appunto come nazione. Per presentarsi come nazione bisogna avere un minimo di 2 ginnaste e un massimo di 4. Anzi, un minimo di 3, scusa, perché devono presentare 12 esercizi. Quindi per questo ci sono più individualiste, perché anche queste nazioni che sono venute recentemente alla ribalta hanno partecipato proprio come nazione, per cui.